presente all'interno della sanità umbra. Riusciremo ad essere. Luca Talevi, già commissario della CISL FP dell'Umbria, è stato confermato alla guida della categoria della funzione pubblica dal Consiglio Generale che si è riunito questa mattina al termine del 6° congresso regionale della CISL FP. Scelti anche i componenti del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Comitato Esecutivo, al termine di una giornata che ha messo a fuoco tutte le novità dei settori della FP. Comparti strategici che con la pandemia negli ultimi 2 anni sono stati messi sotto osservazione. Con il Covid e con la pandemia, i lavoratori del pubblico impiego si sono confermati senza alcun dubbio eroi, ha detto Talevi nella sua relazione, che ha toccato molti aspetti della categoria, con una particolare attenzione al rinnovo delle RSU previsto ad aprile 2022. I professionisti della sanità umbra sono tornati ad operare in condizioni di stress psicofisico elevatissimo, ha spiegato. Ferie bloccate, turnazioni saltate, carichi di lavoro aumentati sono solo alcuni degli aspetti che coloro che hanno operato nei reparti stanno ancora vivendo, a causa spesso anche delle mancate sostituzioni di coloro che sono stati sospesi perché non vaccinati, a cui va aggiunto il grande lavoro di chi effettua e lavora i tamponi, il cui numero è in graduale costante aumento da settimane. Nel corso del congresso sono stati anche sottolineati gli accordi presi con ASL 1 e 2, il primo sui tempi di vestizione e svestizione e passaggio di consegne oggetto di molteplici contenziosi e il secondo per il passaggio di fascia attraverso una progressione economica orizzontale. Una straordinaria occasione di programmare e sostenere le necessarie riforme. Come più volte ricordate, il nostro segretario generale Maurizio Petriccioli è finita